parleremo oggi del sesso maschile. Il sesso maschile è uno. Malloppetto ciccioso e pendulo posto sotto il in basso, appena sotto, subito dopo il giù sotto la in basso, in mezzo le, abbastanza nel mezzo tra le cosce di una dimensione che varia a seconda della natura, intanto, ma non soltanto della natura, della situazione, dell'eccitazione sessuale, e che comunque con l'età cambia e varia e subisce sempre un certo... prolasso, corredato ai lati da due componenti sferiche, volgarmente dette da due borracette ploche, due sacchettine membranose, due sfere, come due noci, beh no, due noci no, come due uova, tra le noci, la seconda della, quello che anche varia tra l'uno e a volte l'una più piccola dell'altra, ma in ogni modo simmetriche, sferiche, due volgarmente detti, scientificamente chiamati testicoli, che hanno un ruolo fondamentale nell'atto sessuale. Ecco, l'atto sessuale è uno, ma possono anche essere più di uno quando un uomo e una donna dai, che ti ridai a forza di chiamare, l'uomo viene sotto anche la donna viene, ma sempre prima l'uomo viene. Sotto forma di una specie di fiumana, di piccolissimi mostriciato, no, mostriciato di no, di piccolissimi come dei girini, di cosini, di scientificamente chiamati spermatozoi, dallo zoo da cui provengono, che come conoscendo la strada si infilano, oh ma precisi, dentro la all'interno della donna, in mezzo alla, lì. E se la donna ha fatto l'uovo, sono cavoli suoi. Ecco, possiamo definire, per quanto riguarda la durata, l'atto sessuale, circoscriverlo nell'arco di tempo che va dalla eccitazione dell'uomo allo sonno dell'uomo stesso. A volte la donna riesce ad inserirsi in tale arco, ma purtuttavia l'arco della donna è comunque sempre dal sonno dell'uomo al suo.
buono. Ecco, l'esito dell'atto sessuale varia a seconda di quanto l'uomo ce l'ha, ma non solo, di quanto, ma anche della donna, della disponibilità della donna, delle precedenti fregature della donna stessa e di quanto la coppia riesce ad armonizzarsi. Ricordiamo che la donna preferisce sempre baci, con le carezze, ciucciamente, una serie di... mentre l'uomo, ma quando l'uomo invece pensa solo a... ma non e la donna può rimanere come un ciocco rigido e inespressivo, riuscendo con un certo successo a calcolare le ragnateline del soffitto, oppure può meditare di tornare da mamma e nei casi più fortunati a fare il paragone con qualcun altro. Per quanto riguarda la durata, dunque, si definiscono atti normali gli atti in cui la donna ha il tempo di accorgersi. Gli atti inferiori a tale durata si dicono atti coniugali. Gli atti infine superiori a tale durata si dicono atti impuri.